La comunicazione al centro, un'indagine sulla rete dei centri di servizio aderenti al coordinamento. Perché una ricerca su questo tema? A che cosa ci serve, a che cosa vi serve ai centri di servizio? Partiamo dal sottotitolo. I centri di servizio rappresentano una realtà unica nel suo genere, perché sono una rete dal basso che però ha funzioni istituzionali di coordinamento e di rappresentanza. Sono l'unico soggetto con queste caratteristiche, soprattutto del terzo settore, quindi sono un interlocutore importante delle istituzioni pubbliche e del terzo settore, sono unici. Oltretutto non esistono ricerche approfondite su questo soggetto. Io credo che la ricerca che abbiamo fatto, anzi sono sicura, che si tratti del primo studio sociologico scientifico su questa realtà. Quindi questo spiega perché abbiamo dato attenzione a questo tema. La comunicazione al centro, che è il titolo, prima vi ho parlato del sottotitolo, adesso del titolo. Perché la comunicazione al centro? Perché noi abbiamo scelto la comunicazione come strategia di entrata per capire quindi i siti e gli uffici di comunicazione, studiare le attività di comunicazione per capire qualcosa di più importante, cioè l'identità. Chi sono questi centri di servizio? Al di là di come si presentano sui documenti formali, in realtà che cosa fanno, quali servizi offrono e soprattutto quali relazioni hanno con gli altri soggetti del territorio, del loro mondo, del mercato, del pubblico, della sfera pubblica. Allora, abbiamo fatto questa ricerca con un gruppo di giovani studenti della Sapienza, analizzando tutti i siti dei centri di servizio e intervistando tutti gli operatori della comunicazione. E poi abbiamo intervistato una serie di testimoni privilegiati, quindi presidenti, direttori, che ci sembravano più significativi per sciogliere alcuni nodi che erano emersi durante la ricerca. Che cosa è venuto fuori da questa ricerca? Io vi do la risposta in pillole e poi per la risposta più ampia è disponibile la pubblicazione del CESBOT che porta questo titolo. I centri di servizio sono strutture professionali di ottimo livello che però ad oggi parlano più alla testa che al cuore delle persone, nel senso che si presentano formalmente in maniera quasi ineccepibile, ma devono devono perfezionarsi nel trasmettere i valori di cui sono portatori.